Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi torniamo a prendere un gioco fantastico che avevamo visto tempo fa nella sua versione demo e che oggi invece scopriamo, grazie agli sviluppatori che ci hanno mandato la chiave, nella sua forma completa. Scopriamo, continuiamo a scoprire perché, come vedrete, già sono andato un po' avanti. Il gioco è ovviamente, come vedete qui, Boar Blasters. Per chi non avesse visto la demo o non conoscesse il gioco, è un po' un mix tra un bullet hell roguelike, un po' simile a Under the Dome, un po' mining game, perché ovviamente vestiamo i panni di un nano su un elicotterino che deve, oltre a portare avanti le varie missioni di turno, scavare alla ricerca di ricchezze, nemici da sconfiggere e misteri nascosti. Il gioco è veramente veramente molto bello, infatti ha le recensioni totalmente positive su Steam. Ve lo consiglio di tutto cuore, è un gioco che vi porterà via ore e ore perché è fatto veramente veramente molto bene, super addittivo. Ci sono tanti potenziamenti, non li ho ancora trovati tutti nonostante abbia già passato quasi 2-3 ore sul gioco. Tante armi, tanti potenziamenti, tanti nemici, cose da scoprire, mondi da esplorare. Veramente, veramente ben fatto. Non perderei altro tempo e continuerei con la campagna. Allora, come vedete, ho già sbloccato parecchi mondini. Ogni mondo è diverso, ogni run è diversa, tutto generato in maniera totalmente casuale, quindi GG. Addirittura ogni mondo ha delle caratteristiche, come vedete i mondi sono caratterizzati da dei blocchi e ogni mondo ha dei blocchi propri, peculiari, con dei nemici peculiari, cioè fantastico. Andiamo a vedere questo. Allora, come vedete ho sbloccato anche il secondo elicottero, che vi farò vedere un attimino oggi, anche se preferisco questo Gunnar, che è l'eroe di base, perché chiaramente ogni eroe ha una abilità speciale, oltre che una skin speciale. Mentre lui praticamente parte come un ariete e distrugge mille blocchi, lei lancia dei razzi. Questo io lo preferisco perché, siccome nelle missioni normali quello che dovremmo fare è arrivare in fondo al mondo per terminare il quadro, e siccome dovremmo sempre fare attenzione alla quantità di benzina che ci rimane nel serbatoio, questo ci permette in casi disperati di arrivare molto più rapidamente verso la parte bassa dell'arena. Mentre lei, insomma, comunque vi faccio vedere lei perché comunque non l'abbiamo mai vista. Ecco qui, vedete, come Under the Dome. Ok, ha scoperto dei reattori di goblin e sicuramente li vorrà far saltare. Ecco, vedete, qui noi facciamo saltare, come in Under the Dome simili, questi blocchi facendo attenzione ai goblin. Ogni blocco è differente, con caratteristiche differenti, e come vedete si è già caricata l'abilità speciale. Si è già caricata l'abilità speciale perché l'ho potenziata tantissimo. E a sinistra vedete la barra luminosa lampeggiante violetta, che è praticamente la nostra abilità speciale. Qui intanto siamo saliti di livello, man mano che scaviamo saliamo di livello. Anche i potenziamenti che possiamo scegliere vanno ad aumentare. Praticamente man mano che esploriamo il mondo, ogni volta che si finisce il modo di gioco si ha un potenziamento o qualcos'altro in premio. Aumentiamo il danno, questo aumenta la luce del girocoptero, questo aumenta l'attrazione del gem, andiamo col danno. Poi gli scudini indicano praticamente la nostra vita, quanti colpi possiamo subire prima di morire. La gemma, ovviamente, la nostra ricchezza. Sopra c'è il potenziamento. Questo che abbiamo preso è la benzina. Stavo aspettando perché la benzina non si trova così facile. Gli scudini, appunto, è la vita. Ogni volta che prendiamo un danno perdiamo uno scudino. Iniziamo con 3, mi pare, e poi si può potenziare. E quella barra che ancora non si sta riempendo, quella azzurrina qui sotto, è praticamente quanto manca a salire di livello.
e a sinistra c'è la benzina. Adesso io faccio spazio e vedete attivo, già mi stavo dimenticando che avevo lei e non lui, e attivo quei mega razzi, ovvero l'abilità speciale. Non c'è il dash, quindi dovrete un attimo manovrare con cura il vostro elicottero per salvarvi. Guardate, boom, quelli erano dei blocchi esplosivi. Abbiamo fatto saltare anche un forziere. Ci sono, ho scoperto, dei mega forzieri che danno un boato di roba a trovarli. Voi direte, sì, ma anche questo mi pare che faccia abbastanza danno. Sì, però è meno concentrato. Con quell'altro invece... quello che cos'è? Il reattore Goblin. Abbiamo distrutto un nuovo blocco nel frattempo. Allora, con questo i nostri proiettili esplodono all'impatto, ma rallenta il rado di fuoco. Aumentiamo invece il range, che il range soprattutto ci serve per far fuori questi. Fuoco. Ok, l'abbiamo distrutti. È bellissimo perché praticamente con sto fatto che ogni mondo è diverso, si scoprono sempre dei blocchi differenti. E c'ha veramente una longevità incredibile. Vedete, sti blocchi sono difficilissimi a distruggere, nonostante io abbia potenziato molto il mio attacco, eh. Quindi io volevo andare laggiù a vedere che succede. Ecco, vedi. Ciao. E quasi sempre dovremo girare a caso per trovare l'obiettivo della nostra missione. In alcune missioni ci sono le frecce, in altre no. Però questo vi porta, ovviamente, vi costringe ad esplorare e a scoprire tutte le meraviglie nascoste in questo gioco. Qui già siamo potenziati. Oh, ovviamente tutti i potenziamenti che acquistiamo con un personaggio si trasportano automaticamente all'altro. Guardate i blocchi, in questo caso sono delle specie di liane e si rigenerano, quindi dobbiamo sbrigarci. Ci sono blocchi, come abbiamo visto, che esplodono, altri blocchi che invece ci chiudono la strada. È veramente molto figo. Allora, questo aumenta ancora di più la velocità di ricarica della nostra abilità. Questo crea un'ascia che gira intorno a noi e dovrebbe uccidere i nemici, ma non è che sia proprio molto efficace ed efficiente. Distrugge anche blocchi, però andiamo con questo. L'abilità speciale al massimo voglio. Quindi se avessi... questo è nuovo, questo non l'ho mai visto. Se... abbiamo preso un colpo. Sì, sbattere contro i blocchi vi fa perdere la vita. Tra l'altro bisogna sempre tenere in movimento l'elicottero, il girocottero, perché tenderà ad andare in basso verso morte certa. Quindi, ma vaffan bene, quindi dobbiamo stare attenti. Nel frattempo lanciamo un razzone a quello, che lancia anche delle sfere. Qui c'è un'altra, attenzione, qui ci cade la qualunque. I blocchi si rigenerano. E abbiamo anche quasi finito la benzina. Non ho idea di dove poterla andare a recuperare. Il gioco prevede di rifare un sacco di volte, soprattutto all'inizio, le missioni, proprio perché non troverei... Ok, abbiamo completato la quest. Fammi esplodere questo, perché a volte le quest si terminano come normale, ovvero come le battaglie normali, quindi raggiungendo la base, cercando questo mega forziere e terminando. In altri casi invece terminano immediatamente al completamento della missione. Oh, l'avevo detto che sarebbe valsa la pena perdere un po' di tempo e far saltare i reattori, no? Quindi adesso vediamo Gunnar. Questo è il tipo che ci introduce al gioco. Ha cercato di mettersi in contatto con noi da giorni. Torna qui immediatamente. Ok. Fammi prendere. Vediamo un po'. No, ok, dobbiamo comunque raggiungere. Ah, ste spade sono orribili perché dashano verso di voi. Ah, fan bene, ero riuscito a bloccare quella cosa. Decisamente meglio l'altra abilità, eh.
vi permette anche di scappare molto più rapidamente. Questa invece no. Oddio, guarda, qui si rigenera tutto. Non posso, sono bloccato qui. Maledizione, con nemici ovunque. Dai, ricaricali. Ah, fan bene. Se riuscissimo a abbandonare sta zona, lì c'è dell'esplosivo. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Vai, vai, vai. Fa bene. Sta finendo la benzina. Non ce l'abbiamo. Ragazzi, si muore. Fortunatamente, morendo, non perdiamo le ricchezze. Quindi ci possiamo potenziare. Aumentiamo il radio di fuoco, i colpi. Siamo andati giù. Non c'è più benzina. Ok, non abbiamo finito di scavare, però abbiamo portato a termine la missione. Abbiamo preso un sacco di soldi. Facciamo, continuiamo così cambiamo personaggio. Qui possiamo potenziare il nostro aereo, come vedete, il nostro girocottero. È comunque già abbastanza avanti come potenziamento, ma ciò non toglie che i quadri siano comunque difficili. Non possiamo potenziare niente. Guardate, il danno è quasi al massimo. Potremmo potenziare questo. Range... Le proiettili, ma direi di no. Allora, proviamo, facciamo un altro mondo, questo. Prendiamo lui, grazie. Molto probabile che ci siano altri eroi, eh. Ok, andiamo. Vedete, è bello che cambia anche il girocottero. Devi tornare alla nave. Il re vuole parlare con noi, aspetta. Quelli sono... Si nascondono nello sporco, nella terra. Distruggili. Chi? Ecco, guardate, boom. Molto meglio stabilità. Molto meglio. Si va giù proprio come delle trivelle umane. Danno, grazie. Andiamo giù. C'è un tesoro. C'è un tesoro, ci servono i soldini, perché ovviamente adesso i potenziamenti costano 1.000.000.000. Andiamo un po' così. Eccolo, vedi, si nasconde lì, che è un goblin, maledetto. Però non ci ha detto di distruggerli, quindi. Benzina. Oh no, sentite sto rumore? Questo è uno dei nemici peggiori. Ci sono dei fantasmi cattivissimi che... Eccoli qua, mamma mia. È difficilissimo ucciderli. Range. Non c'è purtroppo il reroll. Guardate, non gli facciamo... Mamma mia, un cavolo. Ecco, mi sono distratto per quel cretino e ho preso danno. Vabbè, ciao. Benzina. Vaffanbene. A volte vi fanno danno, altre volte no. Non so da cosa dipenda. Ah, e non c'è, perlomeno per ora, modo di recuperare la vita. Una volta avete perso la vita, vaffanbene. Ciao. L'unica cosa è scappare e arrivare a una zona della mappa dove loro non ci siano, perché non vi traccano. Ecco, vedete. E sperare per il meglio. Vai, seguiamo l'esplosione che ci apre una via. E dai, non rompete. E questo pure è nuovo. Che cavolo sei? Un mega balenottero. Explosive. Abilità speciale. Gli attacchi non mi fanno impazzire, eh. Quello lanciare delle bombe, ma... Oh no, altri fantasmi. Ci sono i fantasmi e le balene. Vediamo di prendere subito l'abilità in modo da scappare da sta zona. Via. Via, 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 via. Siamo a metà serbatoio. Lì c'è un insieme di cristalli che non mi dispiace. Qui c'è un insieme di fantasmi e vaffanbene, abbiamo preso danno. Miseria. È che non capisco neanche perché non muoiono adesso. Di solito crepano se gli sparo mezz'ora.
E comunque non è il peggior nemico. Il nemico peggiore sono delle nuvole che ci sono in certi livelli e vi fanno danno. Voi pensate, le nuvole sono innocenti. Se guarda quanti, guarda quanti. Ciao. No. Fan bene. Oddio, abbiamo perso tutta la vita. Ok. E questa è fatta apposta, nel senso vi dovete potenziare, dovete tornare sul quadro, ma non è stressante, devo dire, non è stressante. Si rosica per... baffan bene. E allora dillo. Vabbè, abbiamo preso i soldini, ciao. Riproviamo. Ok. Ok, no, abbiamo finito la missione. Capito se dobbiamo uccidere. A sinistra, sotto la benzina, c'è l'indicatore della nostra attuale profondità. Se vi steste chiedendo cosa fosse quel coso. Ah, questo qua, così lo accede, questo probabilmente ci permette di sparare dietro di noi. In teoria dovrebbe coprirci mentre noi scaviamo e proteggerci dai nemici, ma non è che faccia moltissimo. È che ci sono delle abilità nettamente migliori, secondo me. Ok, abbiamo preso un po' di benzina. Veramente a benzina niente. Altra benzina lì, grazie. Anche se niente, comunque la prendiamo. Io continuo a uccidere questi. Magari si sblocca dopo un tot di nemici uccisi. Crepa, crepa. Ciao. Andiamo. Dai, ricarica di... Oh! Appena in tempo. Madonna, qui non corriamo niente. Magari ci dà un bonus se ne uccidiamo un milione. E basta? Oh, non ce l'avete una casa? Dai. Allora, vi faccio vedere quest'ascia. Così vedete anche l'attacco. Vedete, gira, turnica intorno a noi. Siamo quasi a mezza strada. Metà strada, mezza strada. Però non mi dispiacerebbe avere un po' di benzina. Va bene. Fortunatamente le hitbox sono fatte veramente bene, quindi non è che i colpi nemici vi attaccheranno ogni 2x3. Quello è positivo. Oh, ah, sì, siamo carichi. Pensavo di avere le traveggole. No, no, fantasma no, fantasma no! Via, 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 via! Ah, c'era la quest, vedete? Dobbiamo uccidere un tot di nemici. Spiede Goblin! Ma con quelli che hai fatto fuori dovrebbe bastare. Ho un brutto presentimento. Torna qui immediatamente. Mi piacerebbe, ma qui c'è veramente la qualunque. No. Via, 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 via. Siamo giusto a metà. A noi servirebbe della benzina. Vediamo un po' se andando lateralmente. Niente. Madonna mia. Ancora a metà stiamo. Vai. E
poi sta cosa la devi fare, perché sennò dopo diventano troppi e ti piallano. Ma pure via. Ok, c'è un forziere. Gatling. Meno precisione, ma... No! Si è buggato, non ce l'ha dato. Oh sì, non capisco. No, no, ce l'ha dato, ce l'ha dato. Sembrava di no, ma ce l'ha dato. C'erano troppi nemici, per quello non lo vedevo. Vedete, si è tipo quadruplicato il nostro attacco. È bello perché a me pare che l'ascia sia molto più efficace contro la roccia che non contro i nemici. Laggiù c'è un forziere. E dai, mamma mia! Qui c'è un mega robo esplosivo, danno. Niente, oh. Niente benzina. Però c'è un forzierino. Corri. Dai che voglio finire sto quadro. Niente, è incredibile. E dovrete anche imparare. Eccolo, eccolo l'uscita. Corri, caricati, caricati. Vai. La freccia appare solo quando praticamente vi troverete vicini, vicini al, all'uscita. Ok, ciao. Bye. Bye. Ok, ce l'abbiamo fatta. Un sacco di soldini. La profondità. E abbiamo trovato l'impulso sismico. Il girocottero periodicamente mette delle onde d'urto. Ok, molto figo. Abbiamo 146.000 milioni. Che facciamo? Più esperienza dalle gemme? Ma sì, va, potenziamo questo. E poi... il range un pochino. Ok. Vediamo un po' che mondo... In alto a destra vedete il mondo che abbiamo sbloccato. Andiamo a vedere questo, tutto di lava, tutto lavico. Sì, grazie. Ci ha detto di tornare a casa. Vai, 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 soldini, esplosioni. Proviamo questo. Oh, in nome degli dèi, attento, un'imboscata. Vattene di lì. A tutti coloro che sono in range, siamo sotto attacco. È tempo di fare una ritirata. Gunnar Rangeld, torna alla nave immediatamente. Eccoli, maledetti goblin. C'è un forziere, c'è un forziere, c'è un forziere. Lo so che siamo sotto attacco, ma... le onde d'urto sono veramente piccine. Abbiamo sconfitto un nuovo nemico che è tipo questo... questa corona. Giù! Vai! Apriamoci la strada. Queste... linee di esplosivi sono ottimi per praticare, sono ottime per aprirvi nuovi percorsi senza dover aspettare che il nostro mitra, la nostra trivella esplosiva faccia strada praticamente. Questo visto che suppongo che ci saranno tantissimi nemici. No, vabbè, ci sono blocchi che sparano. I bulbi. Mamma mia, via di qui, via di qui, via di qui. Che brutta cosa che abbiamo scelto per questa run. Occhio, occhio. È diventato un platform. Ok, via. Salvi. Puoi morire, grazie.
Non è che faccia proprio tantissimo quell'onda d'urto, eh. Au. Ecco le spade maledette. Ci serve assolutamente della benzina. C'è un forziere lì, c'è un forziere. Questo non mi fa impazzire. I globi vanno veramente lenti. Quindi prendiamo la Gatlin. Chi se ne frega se non è precisa, ma... No, si rigenerano pure qui! Perché la roba esplosiva non era abbastanza. C'era bisogno pure dei blocchi, la benzina! C'era pure bisogno dei blocchi rigeneranti. Ah! Oddio! Mamma mia, dashano che è una meraviglia. C'è un quadro con... Che meno male ho fatto all'inizio perché sarebbe stato un casino farlo adesso. Dove ci sono dei blocchi da cui escono degli insetti. Quindi più andate giù più insetti verranno contro di voi. È la miseria. E non vi dico assolutamente quanto ho imprecato, perché arrivano momenti in cui dovrete combattere contro sciami e sciami di insetti maledetti. Oh no, ci sono di nuovo quelli che sparano fuoco. Allora, aspetta, ricarichiamo l'abilità e via. Via, via, via. Via, rapidi. Maledetta. Ok. Più colpi, più danno, più danno. No! No! Ho lasciato uno, ma ha preso quell'altro. Camisera, muori, 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 muori. Distruggiamo tutto prima che ci sparino. Vai, vai, si è ricaricata, via! Che poi tra cristalli che cadono su di noi, nemici che cadono su di noi, palle di fuoco che cadono su di noi, non si sa mai cosa... si debba schivare e cosa no. Ecco, guarda qui, adesso mettiamo giù, stiamo scavando là davanti, oh. E tutto ciò chiaramente niente benza. Trivella, amico, trivella, amico Gunnar. Oh no, di nuovo. Allora aspetta, prepariamo. Non sono ancora da voi, perché già mi sparate, maledetti. Ok, vai. Distruggiamo sti cosi, magari. Ehi, da dove è arrivata quella palla infuocata? 80 km di distanza. Lì c'è un sacco di roba che non mi dispiacerebbe prendere. Che cos'era quel coso? Lo so che rischio, ma ho visto qualcosa e sembra interessante. Ok, decisamente troppi nemici. Qualsiasi cosa fosse, rimarrà lì. Quello però lo dobbiamo prendere. Quello lo dobbiamo prendere, perché anche se dovessimo morire so soldi. Mamma mia, via. Olle. Vi faccio vedere ste granate, ma vedrete che fa plup. Ok, neanche se vedi dov'è. No. Damnation. Vabbè, vediamo un altro mondo? Sì, dai. Che diavolo è? Era scrittato, dobbiamo scappare di là. Tra l'altro questa è lei, non è lui. Completare al 61%. Capite cosa avete fatto? Ci avete messo in una terribile posizione con la vostra stoltaggine. Adesso i goblin hanno le loro mire su di noi. Ma per essere sinceri, loro... Basta! Non voglio... Voglio sentire da lei... E mi aspetto una spiegazione più che buona. O qualcuno verrà lanciato da questa nave. Allora, le spie già conoscevano la posizione della nostra nave. Prende l'attacco a sorpresa sarebbe accaduto prima o poi, era inevitabile. Anche se non sembra così adesso.
e comunque abbia, anche se potrebbe non sembrarlo, abbiamo un grande vantaggio qui. Ho trovato alcune informazioni nella mia missione esplorativa iniziale. Informazioni che potrebbero cambiare l'esito della guerra. So dov'è la fonte della loro tecnologia. E eliminando quell'avamposto potremo, immagino che voglia dire, potremmo impadronirci della fonte della loro tecnologia. Andatevene, ho bisogno di parlare con Cogsworth. Ma se farete un'altra roba del genere vi farò passare l'inferno. Ok, andiamo a vedere un altro robo. Qua che c'è, che abbiamo completato tutto. Facciamo cristallo più che veleno, perché il veleno mi sa di rogna infinita. Grazie. Che dovremo fare adesso? Riposarci o ci daranno qualche altra missione? Sarà lei a mettersi in contatto con noi? Allora, facciamo questo. Bello. Pochi cristalli in questo quadro. Beh, però scaviamo molto di più con questi colpi esplosivi. Già siamo arrivati al fondo. Wow. Ok. Occhio che anche sbattere contro i cristalli mi fa morire. Questa è stata super easy. Infatti non abbiamo preso niente di cristalli. Ok. Però vanno finiti i mondi, per cui... Allora... Alchimia mineraria. Ottieni di più dai blocchi e dalle gemme. 139? No, teniamoli, voglio potenziare l'attacco. Andiamo a vedere... quest'altro cristalloso. Sempre con lui. Vediamo un po' qua se troviamo qualcosa di più interessante. Oh, grazie. Scendi giù nella morte. No, mi sa che anche questo è super easy. Stavo per sbattere. Già siamo alla base, di Vai. Sì, ci potenziamo adesso. Molto utile. Vediamo un attimo se troviamo qualcosa di interessante, magari. Interessante, magari qualche forziere. Eccolo lì, vedi, l'abbiamo chiamato. Au. Avrei preferito un mega forziere, però. E guarda, c'è un altro pure. Quanto ci dai? Abbiamo fatto sempre 6.000, vabbè. Shrapnel. Le esplosioni lanciano dei proiettili. Nice. Ok, allora direi che possiamo terminare qui. Questo era Boar Blaster. Se vi dovesse interessare, qua sotto in descrizione, come sempre, troverete il link alla sua pagina Steam. Personalmente lo adoro. Secondo me anche la versione completa, soprattutto la versione completa, è altamente consigliabile. Un gioco veramente con una longevità
notevole, tantissime cose da scoprire, bellissimo da vedere, richiede una buona dose di riflessi, davvero davvero ve lo consiglio. Fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti, ricordate che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!